Salve a tutti, benvenuti al Giuseppe Meazza, o come preferiscono dire qui a Milano, allo stadio San Siro. La partita di oggi è tra Internazionale e Barcellona. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Tutti i giocatori sono concentrati, attenti, con in sottofondo un inno che evoca ricordi importanti e che ci ha regalato alcune delle più forti emozioni di questo sport. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Dunque, calcio d'inizio. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Coutinho, Fabio. Coutinho senza dubbio. È diventato un vero numero 10, con una grande visione di gioco e la capacità di servire passaggi illuminanti. Da lui mi aspetto qualche magia oggi. Impossibile non citarlo. C'è il tiro! E c'è il gol dell'Inter! Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgerteli. Il Barcellona parte male, deve già rincorrere. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Jordi Alba. Coutinho. Tocco morbido. De Vrij. C'è la palla lunga, in avanti. Bella azione sulla corsia di sinistra. Asamoah. Se ne va. Attenzione! Kwadwo Asamoah la gioca all'indietro. Palla larga in profondità. E passa! Può calciare a rete! C'è il che può tentare la conclusione. Gol! Gol! Rete importantissima! Sembrano avere il totale controllo della gara. Smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Brozovic. L'Inter sembra in ottima forma. Due gol avanti e partita in discesa. Si libera la grande. Chance per tirare. Il pallone esce di un'inezia.
Jordi Alba. Il Barcellona sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. E toglie la palla dalla zona rossa. Così senza varchi non avevano alternative. Sulla fascia, è libero. Cerca il compagno in area. Ottimo disimpegno, la spazza via. Luis Suarez. Coutinho, il suo pallone è morbido. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Va di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Occhio al tiro. Soluzione al volo interessante, ma non riesce a far gol. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Tocco preciso, riceve in area, cerca un compagno. Rakitic non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Prova il filtrante. Bersalico raccoglie un passaggio dalle retrovie, cerca il tiro. Palla che è uscita di un soffio sulla destra. Un tiro tecnicamente ben eseguito, è stato solo sfortunato a non trovare la porta. Allarga sulla fascia. La gioca in area. Incornata! Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Perisic ha già lasciato il segno oggi. Vuole la profondità. Trova il compagno in buona posizione. Il portiere la calcia lontano. Kwadwo Asamoah si è fatto trovare pronto. Messi prova a spingere sulla corsia di destra. Se ne va. Lungo passaggio in avanti. Cercano l'azione veloce. La mette sulla sinistra. Perisic! Ottima parata del portiere. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Ecco la respinta del portiere. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Da lì può crossare. Colpisce. C'è il colpo di testa! Il difensore ci arriva. Jordi Alba. Coutinho prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. E passa! Può concludere. Da lì può... altra chance! Primo tempo che finisce qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio.
2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Si riprende con il secondo tempo. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca la profondità sulla fascia. Busquets. Perisic prova la giocata nello spazio. Il difensore recupera il pallone. Vuole il lancio filtrante. La mette sulla sinistra. Niente da fare, non passa. Palla giocata alta sulla fascia. Bella apertura. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Coutinho. Vidal. Pallone alto e lungo sulla fascia. È buona, si gioca. Ha la possibilità, colpisce il pallone. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione. Può colpire. Pallone troppo a sinistra, davvero una questione di centimetri. Questo è passato vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. Prova il filtrante. Se ne va. Non c'è fuori gioco, si va. Bello intervento difensivo. C'è il retropassaggio. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Palla larga in profondità. Pallone dentro. Prova a verticalizzare. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Jordi Alba riceve l'ultimo avvertimento da parte dell'arbitro. Al prossimo intervento cattivo scatterà sicuramente il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Si libera la grande. Perisic, non si fermano più, ancora a segno. 3 gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Perisic è stato bravissimo, ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità, non è sempre facile. Si riparte dal 3-0. Coutinho. Versalico. Palla in profondità sulla fascia. Se ne va. Intercetta il passaggio, pericolo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Luis Suarez. Palla giocata alta sulla fascia. Pallone alto, non prova a salire in aria. Niente da fare, ha perso una buona occasione.
palla che scivola via oltre la linea sarà rimessa dal fondo. Brozovic. Palla larga in profondità. E passa. Ecco il tiro. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Occhio al tiro. Coutinho. Luis Suarez la gioca a sinistra. Bersalico. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca il passaggio profondo. Vedrai. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla in avanti, verso il compagno. Bell'intervento. E l'arbitro dice che non è fallo. Intervento duro ma corretto. Allarga sulla fascia. Vuole la profondità. Kwadwo Asamoah. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro.